Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Francesca Pascale si è aperta in un'intervista riguardo al dolore provato e alla necessità di amare se stessi prima degli altri, oltre al ricordo del rapporto con Silvio Berlusconi. Sto attraversando un grande dolore, ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d'amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi, confessa la Pascal. La donna ha sottolineato che quando un progetto a lungo termine si interrompe in anticipo, per lei è un fallimento. Secondo diversi rumors, la rottura sarebbe avvenuta per diversi litigi causati dalla gelosia. Si è parlato insistentemente di una frase che la Pascale avrebbe detto a Francesca Fagnani nel corso di un'intervista. «Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel, ma adesso ti posso corteggiare un po'?» «Ah no, sono sposata!» Che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta. Francesca è un'amica, ha precisato la Pascale smentendo le indiscrezioni. Inoltre sul matrimonio ha esortato a non considerare le unioni arcobaleno come diverse o inferiori, ribadendo la necessità di rispetto e comprensione. Il gossip e le cattiverie mi hanno molto ferita. Capisco che il mio passato possa essere ingombrante, però c'è un limite a tutto, sottolinea in riferimento al rapporto con Silvio Berlusconi. Nel corso dell'intervista, Francesca Pascale ha definito Silvio Berlusconi la persona più importante della sua vita, come la madre e le sorelle, aggiungendo infine la mia radice che non voglio sradicare e nessuno può chiedermi di farlo.